tutto grida prima io. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ci sono momenti in cui le priorità sembrano moltiplicarsi, il che, se volete, è una contraddizione di termini. Non può essere tutto prioritario, non può tutto avere la medesima priorità. Eppure abbiamo questa percezione e finiamo per fare le cose in maniera folle, in maniera randomica. Faccio un pezzo di questo, poi di quell'altro, in una specie di modalità multitasking che alla fine non ci fa arrivare in fondo, ci fa perdere la concentrazione, ci frustra, ci rende insoddisfatti, ci amareggia e non risolve il problema. Spesso questo capita perché utilizziamo l'urgenza come fattore di controllo delle cose da fare. Tutto sembra sempre urgente, tutto dice prima io. Ogni cosa sembra che vada fatta perché da quella dipende il nostro futuro, il futuro dell'intera umanità. Il parametro con cui valutare le priorità dovrebbe essere invece l'importanza. È facile, ma cosa vuol dire importanza? Importanza vuol dire effetto delle conseguenze. Cosa succede se faccio o non faccio quella cosa? Che cosa è più importante per me? Cioè, quale cosa mi dà maggiore valore? Quale cosa ha conseguenze più positive per me? E forse in questo periodo così assolato, così faticoso, potremmo scoprire che il riposo, la riflessione, la lettura, il mettere da parte le cose per fermarsi e dedicare del tempo a quello che rigenera dentro, che aiuta a mettere ordine nelle priorità, dovrebbe essere veramente la priorità da coltivare. E magari ci abituiamo a farlo per ogni giorno dell'anno. Buongiorno e buon caffè!